leggi razziali furono proprio la grande linea divisoria, proprio cambiarono la nostra vita. Prima ci fu un senso di incredulità, cosa vuol dire? Eravamo veramente molto integrati, anche se avevamo un'identità ebraica definita. Quindi queste leggi razziali ci portarono il buio improvvisamente, sembrò che ci mancasse il terreno sotto i piedi. Personalmente avevo nel 38 12 anni, quindi personalmente ho lasciato la scuola, sono stato espulso dalla scuola, che è stata una delle cose, diciamo, drammatiche, un po' traumatiche che uno ha subito, andare a dare poi gli esami da privatista seduto in un banco separato e così via. In famiglia evidentemente in modo più drammatico, mio padre avvocato, lo studio chiuso, sofferenze molto grosse, soprattutto perché era un tradimento dell'Italia, le cose che in Italia non sarebbero mai dovute succedere, perché in Italia non c'era antisemitismo, invece sono successe, quindi fu uno shock fortissimo, un dolore grandissimo. E a un certo punto si immaginavano le conseguenze di queste leggi razziali. Non si poteva più andare a scuola, non si poteva andare all'università, non potevamo avere una radio, non potevamo avere una donna che aiutasse la mamma nelle faccende di casa, i fratelli non potevano fare il servizio militare. Insomma, era un senso proprio di stupore, ma qui cosa si aspettano, cosa ci vogliono fare, cosa vogliono da noi? Quindi questo senso di essere stati messi improvvisamente additati e costretti a essere diversi, cose che non ci sentivamo. Quei 6 milioni di morti, che cosa hanno lasciato nei rimasti, nei superstiti? Beh, direi che hanno lasciato questo senso di non deve succedere mai più, per cui anche certe asprezze, certe violenze, certe particolari durezze di Israele hanno alle spalle questa coscienza di dire questo però non deve succedere più. Noi non possiamo più assistere, e non dimentichiamo che l'ebraismo mondiale, l'ebraismo dei paesi in cui ci fu la persecuzione, aveva assistito quasi inerme, indifeso, senza reagire, sono stati portati come pecore al macello.